Un autunno davvero caldo in Irpinia, emergenza rifiuti, vertenza sanità, vertenza lavoro e ora si riaccendono anche i riflettori sulla possibile realizzazione della centrale termoelettrica di Flumeri, un progetto che la Edison non ha mai abbandonato e per il quale l'iter autorizzativo sembra essere giunto quasi in dirittura di arrivo. Una storia cominciata nel 2006 e che ha fatto registrare già diverse mobilitazioni delle comunità dell'area che dicono no alla centrale. Oggi a Roma, nel primo pomeriggio, nuova convocazione dei sindaci di Benevento e Flumeri presso il Ministero. Sono infatti le due aree interessate, entrambe dal parere favorevole di impatto ambientale rilasciato dal Ministero. Il sindaco di Flumeri, Rocco Antonio Giacobbe, è pronto a ribadire anche oggi il no alla centrale. La cosa che dovremmo fare emergere tutte e due, spero che sia questa anche la posizione del sindaco di Benevento, che la nostra zona già è servita da un certo numero autorizzazioni su questo campo e quindi dovremmo lottare per evitare questa cosa. Pronti dunque a difendere il proprio territorio, sia i sindaci che le comunità. Torneremo in strada, hanno detto, ci opporremo anche materialmente a questo progetto. Quell'area, ribadisce Giacobbe, ha già puntato su altri tipi di progetti per il proprio sviluppo che risulterebbero fortemente compromessi dalla presenza di una centrale termoelettrica come quella che la Edison vuole realizzare. Allora, noi da sempre siamo pronti alla mobilitazione perché ci rendiamo conto che probabilmente questa centrale sarebbe come una pietra tombale su quello che sono le vocazioni del nostro territorio. Quindi, a parte la negatività sull'impatto ambientale, parla dell'aria, parla dell'acqua, parla delle emissioni di sostanze che andrebbero a nuocere alla salute dei cittadini in un'area già densamente popolata da industrie che emettono nell'atmosfera.